E finisce qua la prima amichevole di Max Allegri, la prima partita di Max Allegri da ritorno alla Juventus. Oh, mi mancava un po' vedere la Juventus giocare. Non abbiamo visto ovviamente la nostra Juve, quella a cui siamo abituati. Abbiamo visto una Juventus B o addirittura C di Allegri, proprio perché aveva a disposizione questi. Lo sapevamo, non era novità. La vera e propria novità di oggi è stata non vedere in campo alcuni giocatori, su tutti Fagioli e Frabotta, che sono arrivati in ritardo e sono quindi stati puniti da Max Allegri. Come dicevo anche in live, non ho abbastanza elementi per capire cosa è successo effettivamente, quindi mi astengo completamente da tutto. Voglio sapere un po' di più, poi magari ne parleremo proprio in accenno, perché non penso che ci sia da fare troppa polemica su una roba di questo tipo. Mi dispiace sicuramente non aver visto Fagioli in campo, perché mi sarebbe piaciuto vedere il livello, il grado, quanto è pronto effettivamente per giocare nella Juventus. Quindi lasciamo da parte questa storia, è solo un piacere personale e nulla più. Mi piace, ragazzi, perché è tornata la Juve, sta tornando la Juve, siamo meno di un mese dall'esordio ufficiale in campionato in Serie A della partita inaugurale contro l'Udinese, nella quale dovremo iniziare a far vedere che l'anno scorso non aver portato a casa lo scudetto è stato un caso, è stata un'annata andata storta con Andrea Pirlo, dove si sono stati commessi tanti errori, e che con Allegri si potrà tornare a fare bene, si potrà tornare a esultare, a festeggiare tutti i successi della Juventus, ovviamente con il sogno legato all'Europa, ma per il quale io in questo momento non mi sento di dire ci credo particolarmente, anche perché lo stiamo vedendo, il mercato è bloccato e quindi ad oggi secondo me bisogna lavorare, lavorare, lavorare e sudare. Basta. Nulla più. C'è OneFootball qui sotto in descrizione, scaricatelo, completamente gratuito per vedere se si sbloccherà qualcosa lato calciomercato e se qualche calciatore quindi arriverà alla Juventus o se saremo destinati semplicemente a rimanere così, anche perché ve l'ho già detto tante volte, siamo tanti in questo momento. Oggi i giocatori top in campo, a parte McKennie, dal primo minuto erano De Sciglio, Rugani e Perin, e questa cosa fa un po' ridere perché sono tutti giocatori considerati esuberi. De Sciglio Rugani, in realtà, perché Perin in questo momento è il secondo portiere della Juventus, McKennie è uno dei titolari potenzialmente, Dybala infortunato, Arturo infortunato, erano ad osservare, a guardare la partita con in tribuna a bordo campo. Però ad oggi abbiamo visto che alcuni giocatori, appunto De Sciglio Rugani, sono dei giocatori che la Juventus vorrebbe allontanare, magari Allegri c'ha anche in testa di tenere lì per allungare la rosa, ma la rosa secondo me può essere benissimo allungata con qualche giocatore giovane che abbiamo visto oggi. Allora, partiamo dalla domanda numero uno in assoluto, che numero ha Pinsoglio? Perché a me sembrava avere un numero che finiva con 5, poi a un certo punto mi è sembrato il 23, siamo andati a vedere sullo store della Juventus al 23, però se clicchi il 23 viene il 31, quindi questa è la domanda più importante: che numero ha Pinsoglio? L'avevo promesso ai ragazzi in live che ve l'avrei chiesto. La seconda domanda più importante che mi avete fatto in tantissimi live è: il giocatore che ti ha impressionato di più? Allora, non conoscevo Soule, o Soule, non so bene la pronuncia, mi ha fatto un'ottima impressione al di là del gol, a parte il gol, proprio perché è un giocatore che sembra muoversi bene, mi è sembrato ancora un po' timidino e molto più pronto a fare Correa. Correa mi è piaciuto veramente un sacco. Mi è piaciuto molto anche Ranocchia, mi è piaciuto De Winter per il gol che ha fatto. Mi è piaciuto Dragusin, mi è sembrato quasi un veterano, un giocatore esperto, abituato a giocare. Poi ovviamente ragazzi, ricordiamolo, questa non è la Juve, il Cesena dall'altra parte è una squadra che parte per fare la Serie C, non era l'amichevole più bella del mondo, però era un buon punto di partenza per ricominciare a farci battere il cuore, che quest'estate è stata forte di tinte azzurre e ora sarà a tinte bianconere, ancora una volta, per fortuna, torna al calcio. E quindi bisognerà capire Allegri come vorrà ricominciare a giocare con la Juventus, perché quella di oggi, quella titolare perlomeno, perché poi nella seconda parte, nella seconda frazione, con l'ingresso di Demiral e tanti altri, siamo passati nella difesa 3, ma nella prima frazione, la formazione titolare di Max Allegri, era un misto tra 4-2-3-1 e 4-3-3. Perché dico così? Perché c'erano tre centrocampisti. È vero, Minetti, Mirelli, scusate, non mi ricordo il suo effettivo nome, appunto Ranocchia e McKennie. Però McKennie e l'altro ragazzo stavano più bloccati e Ranocchia mi sembrava quel giocatore con la licenza di avanzare maggiormente. Con tre centrocampisti è anche facile, perché te parti con quegli 11 e poi a seconda del momento della partita o stai a tre in linea oppure fai il vertice, quindi fai il vertice basso oppure semplicemente ribalti il triangolo, fai il vertice alto.
E tra l'altro McKennie potrebbe essere uno di quelli che va a giocare come vertice alto. Oggi, per necessità, magari è rimasto un po' più bloccato in alcuni momenti della partita. Però bisognerà capire con Paolo Dybala. Perché se giochi col vertice basso è difficile andare a fare un 4-3-3 con Paolo Dybala. Perché dovrebbe giocare o prima punta o esterno di destra, a livello proprio offensivo, come ala destra. E mi andrebbe bene riuscire finalmente a collocare Dybala nel 4-3-3. La vedo un po' difficile, però idealmente se Dybala dovesse riuscire a fare la punta, Dybala al centro dell'attacco, Ronaldo da una parte, Chiesa dall'altra, sei bello che sistemato e vai a fare una buona squadra. Tra l'altro oggi abbiamo sempre giocato, o quasi sempre a palla a terra, aprendo poi a un certo punto il gioco, quindi abbiamo giocato, secondo me, una buona partita. È stata divertente, nonostante appunto non ci fossero tanti giocatori della prima squadra Juventus, ma se giochi con il vertice alto è Dybala che fa il vertice alto, e allora in quel caso, secondo me, Cristiano Ronaldo deve per forza di cose fare la prima punta, perché come vi dicevo l'altro giorno, non credo che si possano fare due centrocampisti, Dybala trequartista, Ronaldo a sinistra, Morata attaccante e Chiesa esterno. Secondo me è eccessivo, troppo sbilanciate. Poi magari Allegri sta ragionando su questa opzione, ma secondo me Allegri sta pensando di tenere molto vicini Ronaldo e Dybala in un 4-2-3-1, 4-4-2 che dir si voglia, con Cuadrado e McKennie, Cuadrado e Chiesa, Cuadrado e Rabiot, Chiesa e Rabiot, Chiesa e McKennie, per andare a fare sugli esterni poi quel discorso con un esterno o due esterni, oppure un esterno e un centrocampista, come ha fatto Pirlo, come l'ha fatto Sarri, come l'ha fatto Allegri, come l'ha fatto Deschamps, come l'hanno fatto in tantissimi. Quindi, secondo me, le due opzioni in questo momento sono queste qua. E occhio, perché da qualche tempo che ve lo dicevo, appena annunciato Allegri, ho detto no, non credo, però poi è iniziato a balzarmi un po' l'idea di questa cosa. Occhio alla difesa 3, che può diventare un'opzione interessante per Max Allegri, se non dal primo minuto, anche a partita in corso. Un modulo che Allegri ha usato tanto tempo alla Juventus, poi l'ha un po' mollato. Diciamo che nelle ultime stagioni, nell'ultima stagione mi viene in mente soltanto una partita col Bologna dove Cristiano Ronaldo e Dybala fanno gli attaccanti nel 3-5-2. Oppure una partita storica che mi sa ricordare con la difesa 3 è stata quel ritorno Juventus Atletico Madrid dove fa la tripletta Cristiano Ronaldo, ribattezzata la partita perfetta, dove è stata una difesa 3 un po' così, ed è lì che Pirlo presenta a bordo campo, dove va anche a intervistare a Sky Massimiliano Allegri nel post partita, probabilmente si è fatto venire in testa, si è fatto venire in mente quel impostare a 3 difendere a 4 che poi non è riuscito a valorizzare nella Juventus. Quindi occhio, perché Allegri secondo me principalmente sta lavorando sul 4-3-3 e il 4-2-3-1, ma non escluderei appunto addirittura una difesa 3, magari anche in caso di permanenza di Rugani, di Demiral, di Danilo che potrebbe fare uno di quelli, Renaud di Chiellini, De Ligt Bonucci, andreste ad avere già anche Alexandro, magari terzo di difesa per liberare Chiesa a sinistra, iniziereste ad avere tanti giocatori che possono giocare nei tre difensivi. Quindi occhio che magari nella testa di Allegri c'è di fare Bonucci centrale, Chiellini a sinistra e De Ligt a destra per una difesa 3 super 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 che abbiamo già visto con la Fiorentina quest'anno. Però è ovvio che improvvisarla così da un momento all'altro e dire vabbè faccio la difesa 3 senza averla mai provata in allenamento è un conto, invece provare in allenamento e far sì che questa possibilità possa diventare appunto una Juventus titolare è un'altra. Quindi secondo me in questo momento ci sono tantissimi discorsi aperti, si ripartirà dalla difesa 4, ma attenzione perché Max Allegri potrebbe stupire e nemmeno subito da dire e vabbè lo sta preparando così. No, Allegri è uno che di solito la quadra, la formazione giusta la trova intorno a novembre, dicembre, gennaio, una roba del genere. Prima vuole fare degli allenamenti con la squadra, capire e vedere anche come sta reagendo la squadra sul campo e poi se c'è qualcosa da sistemare lo sistema anche in corso d'opera senza problemi. Ma direi che possiamo stare abbastanza tranquilli anche perché comunque Allegri i giocatori titolari forti non li ha ancora mai avuti. Tra domani e lunedì torna Cristiano Ronaldo, tra poco tornano anche tutti gli altri nazionali ancora in ferie e poi iniziamo a respirare un po' l'aria di Juventus Serie A e di competizioni in cui ci si mette ancora uno contro l'altro.